Signora, sta preparando la calza per una bambina, per un bambino? Tre femmine e un maschio. Grandi, piccoli? Guardalo, eccolo qua, piccoli e grandi, misti. Ah, ma allora la sorpresa è già stata svelata? Ma lui ormai non ci crede più. Il profumo inconfondibile della piadina romagnola con la cipolla e tutte le sue possibili varianti è quello che forse caratterizza di più nell'immaginario collettivo l'appuntamento con la fiera dell'Epifania dell'Aquila. È oggi l'appuntamento forse tra i più attesi dell'anno, quello con la fiera della Befana. Sono 350 le bancarelle ammesse e arrivano da tutto Abruzzo, ma anche dal centro Italia, a fronte delle 500 richieste arrivate al comune dell'Aquila nei mesi scorsi. Ma la città è ancora in ricostruzione, con ampie zone rosse, per cui la parola d'ordine è ridimensionamento e sicurezza. Che cosa vende? Vendo un termoriflettente, si mette al centro tra asse e copriasse, riflette il calore, il vapore, non si forma l'umidità e si stiri comodamente tutti e due i lati. Lei viene tutti gli anni alla fiera all'Aquila? Sì, sono di qua, insomma, sono abruzzese, quindi la sento anch'io la fiera. Ce lo vuole perché con sto freddo almeno si riscalda un poco. Che cosa ci abbiamo messo? Gli ingredienti tradizionali, tipici? Niente, arancio, cannella, garofalo e altre cose. La fiera dell'Epifania compie 71 anni e se li porta benissimo. Non mancano i rivenditori di pentolami, di soluzioni tra le più incredibili per la casa, di dolciumi da mettere nella calza dei bambini per la Befana che arriverà questa notte. Importante anche il lavoro svolto dalle forze dell'ordine, in particolare dalla questura e dei vigili urbani, per cercare di allontanare i venditori abusivi. Una task force che quest'anno è riuscita a fare da argine più del solito, grazie al lavoro di squadra che vede insieme non soltanto la FIVA Confcommercio, ma anche diversi assessorati del comune dell'Aquila. Importante il giro di affari che gli ambulanti si aspettano da questa giornata, che apre anche ufficialmente l'avvio dei saldi di stagione. Alberto Capretti, 81esima edizione, insomma una fiera anziana ma che ancora mostra tutta la sua vitalità. No, la fiera non è anziana, è giovanissima, l'Epifania è sempre la gioia dei bambini, ci abbiamo anche dei spettacoli che più tardi verranno qua in giro con i clown, ci abbiamo un afflusso con tutto che ieri c'era un maltempo, ma devo ringraziare il comune che ha aperto il COC per ieri sera, ha mandato spargisali tutti quanti, la gente è entusiasta, guarda, abbiamo una bella edizione. Quindi insomma gli ambulanti si sono potuti sistemare con agilità nonostante la neve fino a ieri? Sì, si sono potuti sistemare con agilità, qualcuno ha portato anche la pala per pulirsi il posto, ma era già quasi pulito, ma comunque è una gioia vedere la città rinascere così ogni anno, è sempre più bella.